Ciao Ayun, ieri sera ho fatto la prova di questo piatto. Ho fatto una razione minima con dei tubettoni, ma proprio un niente, saranno stati 30 grammi, perché io volevo vedere come funzionava l'assemblaggio di questi ingredienti, che è questa ricetta, un incontro fra la cacio e il pepe, che tutti conoscono, e poi una semplice patata e una nocetta di sugna. Quindi vediamo gli ingredienti proprio da vicino. Gli ingredienti tutti qua, pochissimi. Allora, una patata lessa schiacciata, una nocetta di sugna, del pecorino grattugiato. Se non vi piace il pecorino, mettete il parmigiano oppure il provolone, magari il provolone del Monaco. Dopodiché dei maccheroncini e una bella macinata di pepe nero. Tutti qua gli ingredienti si trovano dappertutto. La ricetta inizia facendo cuocere i maccheroncini. Olè. La prima operazione da compiere è quella di fare la crema di patate. Allora, un mestolino di acqua di cottura della pasta, va bene così, voi dovete ammorbidirla parecchio. Dopodiché versate il pecorino o provolone o parmigiano o provolone del Monaco, quello che volete. Ecco, vedete? Deve avere proprio questa morbidezza. E dentro una bella macinata di pepe. Non tantissimo, ma è giusto. Ciò. Questa che abbiamo fatto è la nostra crema di patate. E ci servirà praticamente quasi alla fine, quando mantecheremo la pasta. Non ci sono grassi aggiunti, eh? Eccola qua, pronta. In una padella, dove salteremo il tutto, mettete a sciogliere la sugna. Dobbiamo soltanto attendere i maccheroncini. Quando alla pasta mancano circa 2 minuti di cottura, versate la pasta nel fondo di insogna e quindi una mescolatina è d'obbligo. Anche un bel mestolo di acqua di cottura, che è ricca di amido. La pasta è cotta e mantecate con la crema di patate tutta. E ora a mescolare. Si deve amalgamare benissimo la pasta con la crema di patate. Vai giù. Faccio tirare proprio un niente. Ci siamo. Ora impiattate così una spruzzatina di pecorino, un giro di pepe. Aiù, e tutti a tavola e buon appetito e arregriatevi. Una meraviglia, però stavolta invece di tubettini ho messo i maccheroncini. Una magnificenza.
il sapore, e beh, in realtà è una cacio e pepe arricchita dal sapore della sugna che si sente sul fondo e dalla patata che avvolge. Aiuto, facile da mangiare la vita. Vi consolerete. Questo è proprio un piatto invernale, cioè a così. Troppo buono, pepe, mamma mia. Ecco. Alla prossima. Ciao.